Se sei un utente Linux e utilizzi anche tu Ubuntu sul tuo PC, oggi è una giornata importante perché è disponibile finalmente la nuova versione di Ubuntu 21.04. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo proprio le 5 novità più significative di questa Ubuntu 21.04. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo dicendo subito che questa versione 21.04 non è una release particolarmente carica di novità. Ci sono comunque alcune cosine che sono, secondo me, veramente importanti e molto interessanti. La primissima novità è che finalmente, dopo anni di sviluppo, Ubuntu ha scelto di adottare Wayland come sistema grafico predefinito. Ebbene sì, quindi quando installi Ubuntu su un nuovo PC partendo da zero, installi la versione 21.04, Wayland viene selezionato automaticamente per tutte le sessioni grafiche. Chiaramente questa è una gran bella cosa perché Wayland rispetto al vecchio Xorg porta con sé un carico di novità sicuramente significativo, in particolare in termini di stabilità, velocità e sicurezza, e per la maggior parte delle applicazioni non dovrebbe esserci nessuna differenza. Questo almeno in teoria, perché nella mia prova pratica ho notato che al momento le applicazioni di cattura schermo e di controllo remoto invece hanno ancora qualche problemino. Fortunatamente però per tutti i casi in cui si verifichino dei problemi di incompatibilità è ancora possibile selezionare il vecchio X11 direttamente dalla schermata di login. In realtà gli utenti Ubuntu di più vecchia data ricorderanno sicuramente che non è questa la primissima volta che Wayland arriva di default, perché in realtà Canonical ci aveva già provato nel 2017 con la release 17.10. In quella circostanza però Wayland era ancora decisamente acerbo e quindi già dalla release successiva, la 18.04 LTS, famosissima e diffusissima, avevano preferito disattivarla e tornare al vecchio Xorg di default. Ora Ubuntu quindi ci riprova. Come andranno queste cose? Sicuramente andranno molto meglio perché di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, Wayland è maturato e nella mia esperienza per il momento, appunto, a meno delle criticità con i software di cattura e di controllo remoto, per tutte le altre attività Wayland ha funzionato più che bene e ho notato anche sicuramente una notevole fluidità. Un'altra novità sicuramente molto importante è che a partire da questa release le nuove cartelle home degli utenti utilizzano di default il set di privilegi 750. Che cosa significa? Che mentre nelle generazioni precedenti di Ubuntu ogni cartella home era leggibile da tutti gli utenti che avevano un account su questo stesso sistema, a partire da questa iterazione, fortunatamente, gli utenti che non fanno parte del gruppo dell'utente non possono più leggere i file degli altri. Ora, se ricordiamo che di default ogni nuovo account utente creato su Ubuntu viene inserito in un gruppo indipendente, questo significa che già di default, senza bisogno di svolgere nessuna configurazione aggiuntiva, gli utenti saranno completamente separati e ogni utente non potrà accedere alle home degli altri. Va da sé chiaramente che in caso sia necessario ripristinare il comportamento precedente, è facilissimo tramite chmod riportare i privilegi di lettura esattamente come erano prima. Ubuntu 21.04 viene fornito di default con GNOME versione 3.38, quindi purtroppo non ritroviamo in questa iterazione GNOME 40, che è l'ultimissima versione in circolazione e che porta con sé un carico di novità interessantissime. Niente di tutto ciò perché per questa release Canonical ha preferito rimanere legata al vecchio GNOME 3.38. Quindi quali sono gli aspetti positivi e negativi? Aspetti negativi appunto che dobbiamo rinunciare a tutte le ultime novità della versione 3.40, ma gli aspetti positivi sono che abbiamo il nostro familiarissimo desktop a disposizione, esattamente come lo conosciamo, con tutte le finestre e lo scorrimento in orizzontale, come già lo conosciamo. Canonical però, nonostante abbia appunto adottato GNOME 3.38, ha comunque portato e preso di peso tutte le applicazioni da GNOME 40 e le ha riportate all'interno del desktop 3.38. Quindi ecco che sul nostro Ubuntu 21.04, nonostante GNOME 3.38, troviamo comunque tutte le applicazioni aggiornate. Ma la vera bomba di Ubuntu 21.04, per quanto mi riguarda, eccola qua. In particolare, finalmente gli sviluppatori hanno aggiunto la possibilità di poter trascinare le icone dal gestore del file system al nostro desktop e viceversa.
So che può sembrare una sciocchezza, però nelle versioni precedenti di Ubuntu questa attività non era possibile ed era una cosa che personalmente mi faceva impazzire. Invece a partire da questa generazione finalmente è possibile trascinare appunto le icone in questo modo. Tra l'altro c'è anche questo indicatore quando andiamo a trascinare sul desktop che ci fa vedere esattamente dove verrà posizionata il file una volta che lo rilasciamo. Questa cosa, per quanto mi riguarda, è una delle bombe di Ubuntu 21.04 e sto valutando di aggiornare il mio PC anche solo per avere possibilità di accedere a questa nuova funzione. Un'altra novità di questa versione sono i profili energetici. In particolare qui sotto tra le impostazioni abbiamo la possibilità di scegliere vari profili energetici. C'è un profilo bilanciato oppure un profilo risparmio energetico che permettono di scegliere se privilegiare la velocità del sistema oppure privilegiare l'autonomia e quindi la durata della batteria. In realtà io mi sarei aspettato di trovare qui anche un profilo massime prestazioni, perché questa è l'impostazione che è presente anche su Windows, quindi non mi è chiaro se io voglio ottenere le massime prestazioni fregandomene della durata della batteria che cosa dovrei selezionare. È comunque una novità interessante, nonostante sia appena abbozzata, che sicuramente colma una lacuna che era evidente con le generazioni precedenti. Coloro invece che sceglieranno di installare Ubuntu 21.04 partendo da zero su un nuovo PC e sceglieranno di attivare la crittografia del disco avranno la possibilità di visualizzare durante l'installazione una nuova chiave di recupero che ci permetterà di decrittografare i dati e accedere agli stessi anche in caso qualcosa vada storto con la nostra installazione principale. È una bellissima cosa ed è una sicurezza in più per chi scelga appunto di crittografare il disco ma abbia paura poi di non riuscire ad accedere ai propri dati. Sotto il cofano abbiamo chiaramente una nuova versione del kernel Linux, eccola qua, si tratta di Linux 5.11 che porta in dote chiaramente una nuova serie di driver, una serie di ottimizzazioni per i processori AMD e le GPU Intel sicuramente molto interessanti, stabilità migliorata eccetera eccetera. Questo Ubuntu 21.04 è una release con il ciclo di supporto ridotto, significa che Canonical distribuirà gli aggiornamenti solamente fino a gennaio 2022. Da qui ai prossimi 9 mesi dovremo quindi scegliere se aggiornare al prossimo Ubuntu 21.10 che uscirà ad ottobre del 2021, quindi ottobre di quest'anno, oppure attendere aprile 2022 quando uscirà Ubuntu 22.04 che è la prossima release con il ciclo di supporto esteso, una LTS con il ciclo di supporto di 5 anni. Tutti coloro che vogliono installare il nuovo Ubuntu 21.04 sul proprio PC possono seguire il video che vi lascio qua sopra per la guida passo passo, mentre invece tutti i PC già dotati di una versione precedente che vogliono passare a Ubuntu 21.04 possono utilizzare le funzioni di aggiornamento integrate per svolgere l'upgrade senza bisogno di ripartire da zero. Per la procedura passo passo potete fare riferimento all'articolo che vi lascio qua sopra. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi PC, Linux, Windows, Internet, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!